Si sente? Buongiorno a tutti. Iniziamo questo dibattito sul tema How to Restart Growth in Europe, che è un tema ben preciso, perché parte dall'assunzione che lo sviluppo in Europa non è ripartito, o almeno non è ripartito tanto quanto negli Stati Uniti. Allora, partirei da un dato ben preciso. Dopo il 2007, oggi, nel 2015, il PIL degli Stati Uniti sarà superiore del 10% rispetto a quello del 2007. L'Europa dovrebbe tornare ai livelli del reddito del 2007 più o meno quest'anno. Ma ci sono all'interno dell'Europa delle enormi differenze. La Germania è tornata al livello di reddito precedente alla crisi nel 2011, la Francia ci sta arrivando quest'anno e nel caso dell'Italia, anche se l'Italia ha ripreso a crescere a partire da quest'anno e la crescita sarà in accelerazione l'anno prossimo, passeranno molti anni prima che noi possiamo tornare ai livelli precedenti, ai livelli, diciamo, almeno quelli prima della crisi, del 2007. Il ministro Padoan ha già accennato a alcune differenze tra il sistema europeo e quello americano, che forse hanno portato a una ripresa molto veloce in America, o senz'altro più veloce, che ha portato a una ripresa dell'occupazione, a una caduta della disoccupazione che adesso è tornata a livelli fisiologici, poi possiamo approfondire questo dato naturalmente. Il tema però di fondo di tutto questo ragionamento che stiamo facendo è: ma perché gli Stati Uniti sono tornati a crescere e hanno un reddito che è tornato ad essere superiore a quello di prima della crisi e l'Europa no? Allora, alcuni economisti sostengono che questo è stato dovuto, oltre ai motivi che sono stati detti dal Ministro, cioè quindi di maggiore, cioè il sistema finanziario che è stato più rapido a reagire e si è liberato in maniera più rapida, di quello che potremmo chiamare bad debts, o comunque si è rimesso in piedi il sistema finanziario che ha ridato vigore all'economia reale. Ma molti economisti, soprattutto quelli di ispirazione keynesiana, ritengono che gli Stati Uniti siano usciti molto prima dalla crisi che si era venuta a creare dopo il 2007-2008 perché hanno fatto in contemporanea una politica monetaria espansiva e una politica fiscale espansiva. Allora, e su questo è un dibattito a cui hanno partecipato tutti gli economisti, hanno preso posizione. Quasi tutti gli economisti americani, tantissimi europei, credono che questo sia uno dei motivi principali del fatto che in Europa l'economia stia stagnando. Di più, senz'altro, che negli Stati Uniti. Perché noi abbiamo adottato politiche di austerity che non hanno dato i risultati desiderati da alcuni paesi, perché hanno dato alcuni risultati in Germania, in cui appunto, come dicevo prima, il reddito è tornato ai livelli pre-crisi già dal 2011, ma certamente in Italia non ha dato risultati. Allora, io partirei da questo quadro e chiedendo ai relatori, partendo da magari il dottor Scannapieco, se questi ragionamenti, che dovuti anche al fatto che poi nel caso della BEI, ha un ruolo nel rilancio degli investimenti, perché come ha detto il ministro Padoan molto giustamente, l'Italia, ma tutti gli altri paesi, hanno avuto un problema anche di caduta forte degli investimenti. Ecco, allora vorrei iniziare a sentire i vostri pareri su questo tema e poi ne affronteremo altri che riguardano sempre un altro dei motivi che io ritengo fondamentali al problema della stagnazione. Grazie per l'invito ad essere qui oggi. Ma la prima considerazione che farei sul confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti è che comunque il design istituzionale e di
decision making dell'Europa è fondamentalmente diverso dagli Stati Uniti. L'Europa è più lenta by design, direi, nel prendere delle decisioni. Però se uno allarga un po' la prospettiva e guarda quello che è stato fatto negli ultimi anni, a me è capitato di incontrare degli investitori proprio statunitensi, come si è rinforzata l'architettura istituzionale europea negli ultimi anni è qualcosa di, secondo me, molto, molto importante, quello che è stato fatto proprio con il meccanismo di creando appunto gli FSS, gli ISM, anche i meccanismi di coordinamento, l'introduzione del semestre europeo. Beh, insomma, a me sembra che molto è stato fatto negli ultimi 6 anni e quindi oggi c'è un'Europa più forte, e questo è anche percepito, cioè l'approccio di una crisi ad una crisi viene vissuto con una maggiore, diciamo, serenità forse è una parola troppo forte, ma con maggiore confidenza nei propri mezzi. Quindi se uno guarda nella storia europea, negli ultimi 6 anni secondo me si è fatto veramente tantissimo, e questo è percepito ed è uno dei fattori, secondo me, che ha portato poi interesse anche di molti investitori verso l'Europa. Oggi abbiamo grandissimo interesse da varie economie proprio sull'Europa. Però che cosa bisogna fare? Sicuramente il Ministro ha elencato una serie di elementi. Oggi viviamo una situazione congiunturale estremamente favorevole, no? Abbiamo tassi di interesse storicamente molto bassi, abbiamo abbondante liquidità perché ci sono state politiche monetarie espansive, insomma accomodanti da parte della Banca Centrale Europea, abbiamo tassi bassi delle materie prime e abbiamo risorse appunto in cerca di allocazione. Allora quello che bisogna fare è, se si vogliono poi rilanciare anche gli investimenti, e anche proporre un'offerta di investimenti che sia in grado di attrarre appunto gli investitori internazionali e quindi di rafforzare e rilanciare la crescita. Oggi questo non accade, o quantomeno non accade, o accade in maniera molto differenziata in tutta Europa, ed è qui che secondo me bisogna intervenire, ed è uno dei punti su cui si focalizza il piano Juncker. Sul piano Juncker tutti quanti pensano al fondo, alle risorse finanziarie disponibili, ma il piano Juncker è fatto anche di altri due pilastri. Il primo sono le riforme strutturali, il secondo è un advisory hub, cioè un servizio di consulenza per aiutare le amministrazioni, per aiutare i promotori a fare i progetti. Quindi il punto che noi vediamo come molto importante è che laddove ci sono progetti ben fatti in un business environment che dia certezze, allora lì si riesce ad attivare un forte flusso di investimenti e si riescono ad attirare investitori internazionali. Quindi secondo me questo è uno, quando il Ministro parlava di business environment, questo secondo me è una delle aree su cui bisogna intervenire. Oggi se uno guarda, come guardano molti investitori, il Doing Business Report della Banca Mondiale, vediamo che per esempio in Italia si è molto indietro sui tempi della giustizia, sul sistema del credito che lei citava. Quindi questo, creare un business environment più importante, diciamo più check, che dia maggiore certezza su tempi, costi di realizzazione delle opere, sull'amministrazione della giustizia è una cosa molto importante. Altrettanto importante, quando guardiamo le piccole e medie imprese, secondo me, ed è il discorso che si sta facendo nella Capital Market Union, è quello di diversificare quanto più possibile gli strumenti che le piccole e medie imprese hanno a disposizione quando hanno bisogno di credito. Oggi l'Europa è fortemente bancocentrica, lo sarà nell'immediato futuro, ma se si guarda le fonti di finanziamenti a cui possono avere accesso le piccole e medie imprese in Europa rispetto agli Stati Uniti, in Europa credo che la percentuale delle risorse finanziarie delle piccole e medie imprese che vengono dalle banche è il 65%, negli Stati Uniti è il 35%. Perché questo accade? Accade perché sono nati negli Stati Uniti e stanno nascendo in Europa strumenti alternativi alle banche. Per le banche è diventato molto complicato, ci sono una regolamentazione che è stata molto molto stringente, che ha penalizzato fino quasi ad uccidere alcuni strumenti importanti come le securitization. Ma dobbiamo diversificare, ed è questo anche uno degli obiettivi del piano Juncker nella finestra piccole e medie imprese, cercare di alimentare i fondi di venture capital, private equity, fondi di debito. In Italia c'è uno strumento che sta funzionando bene, che sono i mini bond. Cercare quindi di diversificare la platea di intermediari a cui le piccole e medie imprese possono avere accesso. Ecco quindi che affrontare il tema delle riforme strutturali può fare da ombrello al tema degli investimenti infrastrutturali, e quindi attrazione di capitali privati, e al tema delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese, che sono il 99% delle imprese europee, per favorire e
e diciamo rendere più semplice l'accesso al credito. Allora, adesso vorrei rivolgere una domanda al dottor Gaglia, che è stato recentemente nominato amministratore delegato alla Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce una grande fetta del risparmio italiano. Mi è sembrato di capire dal discorso del ministro che il ministro è d'accordo che in futuro per il rilancio degli investimenti sarà necessaria una collaborazione più stretta tra Stato e privati, in modo che in qualche modo le autorità pubbliche, diciamo il public authorities, coprano in parte i rischi che possono essere parte integrante di alcuni grandi investimenti. Quindi in questo campo una organizzazione come la Cassa Depositi e Prestiti, che certamente gestisce una enorme liquidità, una enorme quantità di risparmi, può avere un ruolo importante. Quindi mi piacerebbe sapere, intanto sul discorso generale, perché noi in l'Europa in generale e l'Italia in particolare non è riuscita a crescere come avrebbe dovuto, e poi se la Cassa Depositi e Prestiti può avere un ruolo nel rilancio degli investimenti, che sono una parte importantissima della domanda che è stata penalizzata negli ultimi anni. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma allora, legando le due domande con un filo logico unico, è stato parlato prima del differenziale di crescita che c'è stata registrata fra l'Europa e gli Stati Uniti. Ricordo solo che l'Italia in questo periodo, per motivi chiaramente non solo legati a quello che è successo, ma evidentemente anche per quella che è stata la politica economica e la competitività del Paese nei 20 anni precedenti, ha perso circa 10 punti. Quindi il differenziale rispetto agli Stati Uniti, stiamo parlando di 18 punti. 18 punti dall'inizio della crisi, è una cifra che fa venire i brividi. Allora, se facciamo solo la fotografia ad oggi, forse manca un pezzo, perché credo sia importante vedere anche, proverò a dare anche un po' la prospettiva di uno che fino a 2 mesi fa lavorava nel privato in un'istituzione finanziaria internazionale, quelli che sono poi anche i motivi per cui dobbiamo essere preoccupati quando guardiamo i prossimi 15-20 anni. Si parlava di investimenti, appena fatto il Ministro a porre l'accento sull'importanza degli investimenti. Ci sono, credo, alcune variabili fondamentali che guidano gli investimenti, che sono poi gli investimenti che fanno i privati, che fanno le aziende, in particolare quasi sempre le grandi aziende. E guardano 5-6 variabili. La prima è sicuramente quella che è la competitività di un mercato anche in termini energetici. E quindi, fermando soltanto, isolando la comparazione fra Stati Uniti ed Europa, dimenticandoci il resto del mondo per quanto importante, voi vedete che negli ultimi 10 anni, con la comparsa dei gas e petrolio da scisti, il cosiddetto shale gas, oggi strutturalmente gli Stati Uniti hanno un vantaggio competitivo di cui l'Europa non dispone. Tra l'altro c'è anche del gas da scisto qua in Europa, ma abbiamo regolamentazioni completamente diverse rispetto a prima. E sappiamo quanto sia importante, perché uno dei primari costi produttivi per qualunque azienda. E le grandi multinazionali sono molto interessate a vedere questa variabile. Seconda variabile, demografia. Il differenziale da qui al 2050 di nascite fra Stati Uniti ed Europa è di circa 100 milioni. 100 milioni con un reddito pro capite negli Stati Uniti che è circa 6 o 7 volte quello cinese. Quindi come fate i conti su quello che significa? No? È anni che andiamo in Cina, immaginate quello che significa il potenziale che c'è negli Stati Uniti, immaginate qualunque piano a lungo termine che faccia qualunque azienda il tema demografico. La Francia è messa meglio di noi anche per delle politiche specifiche che sono state fatte, Germania e Italia hanno una demografia più difficile, questo spiega anche poi le sfide, anche il senso, l'urgenza della riforma pensionistica che è stata fatta. Terzo elemento che secondo me è chiave, perché siamo entrati in una, se vogliamo, in una quarta rivoluzione, l'importanza dell'innovazione. Quanto vale Google per gli Stati Uniti? Quanto vale l'ecosistema che si è creato a Silicon Valley e non solo, Boston e Texas? Ci sono tanti altri ambiti anche specializzati per tipologia di investimento. Quanto vale? E quando noi andiamo a vedere questo, non è che manchino capacità di innovazione qua in Europa, e anche qua in Italia, e anche se ogni tanto magari la statistica non la cattura in maniera piena, certamente abbiamo, conta poi la qualità degli investimenti, non solo le metriche che ci vedono svantaggiati. Però quando guardiamo avanti, essendo entrati in una nuova fase, che è quella digitale, l'importanza dei dati, se voi andate a vedere chi sono le principali aziende, sono tutte americane. Quindi questo è un terzo elemento fondamentale per guardare le traiettorie, non di quello che è successo dalla crisi a oggi, per guardare i prossimi 15-20 anni.
Quarto elemento, capital market, mercati del capitale. Lì è il mercato più ampio, quello più diversificato, più ricco di strumento per investitori e per emittenti, per coloro i quali devono investire il risparmio e per coloro i quali invece devono finanziare i progetti, dal venture capital a tutti gli altri strumenti. Ed è quindi fondamentale, come è stato ricordato poc'anzi, il ruolo della Capital Market Union per questa nostra Europa. Ricordo anche che il mercato del capitale, quando affrontiamo questo tema, dobbiamo essere consapevoli della grande forza che ha l'Italia, perché ha un grande risparmio, della grande forza che ha l'Europa, perché comunque l'Europa risparmia. Poi andiamo a vedere la dimensione del capitale, del mercato del capitale, circa un terzo, e quindi si lega a quello che diceva prima Dario, anche poi della dipendenza quasi esclusiva, nel caso italiano, tre quarti a livello europeo, delle nostre imprese dal sistema bancario. Quindi il tema del mercato dei capitali unico, e certamente noi arriviamo da anni in cui eravamo a rischio di frammentazione col tema greco. Quindi guardiamo quello che abbiamo passato, guardiamo anche avanti. Cinque, la governance, è stata toccata sia dal Ministro sia da Dario poc'anzi. Beh, una governance certamente più semplice, c'è un atteggiamento sicuramente pragmatico. La nostra governance europea, solo nell'euro siamo 19 paesi, ogni tanto è un po' come, facendo un parallelo forse un po' forzato, è come entrare in un consiglio di amministrazione con 19 amministratori delegati, certamente non è uno strumento più facile. Ma perché, era per rispondere alla sua domanda e dire quanti sono, io credo che su questi cinque variabili che toccano un po' quello che sono le principali sfide che abbiamo di fronte, anche in termini di riforma, noi abbiamo una traccia. Perché alla fine noi dobbiamo cercare tutti quanti, e credo che negli ultimi anni segnali forti in tal senso siano stati dati dall'Europa, credo siano stati dati segnali forti anche in questi ultimi anni dall'Italia, credo che alcune delle riforme che sono state poste in essere quest'anno abbiano modificato un elemento essenziale, che è quello appunto della fiducia, già poc'anzi richiamata. E vi do un esempio su questo tema. Quando si parla di fiducia, se andiamo a vedere il primo bene che acquista una famiglia, tolto la casa, che più di bene d'acquisto chiamerei di investimento, perché nel ciclo di vita di una famiglia è la cosa più importante, noi abbiamo quest'anno per la prima volta dei segnali di risveglio del mercato dell'auto. E non pensiamo che le famiglie che quest'anno hanno comprato l'auto o negli ultimi mesi dello scorso anno non potessero permetterlo 2 o 3 anni fa, potevano. Però il tema della fiducia. L'Italia forse merita dare qualche numero, non di GDP, non di prodotto interno lordo, ma per vedere quello che è toccato a questo popolo e come comunque ne è venuto bene. Quando vediamo il numero di auto vendute nel 13 e nel 14, siamo tornati a metà degli anni 70. Quando misuriamo la produzione di cemento in sacchi venduti o in tonnellate prodotte, che è più preciso, torniamo dietro agli anni 60. Il mercato della compravendita della casa, che è così fondamentale anche per la nostra economia, è tornato dietro a metà anni 80. Ebbene, siamo ancora qua. Ci sono state delle riforme, queste riforme stanno comunque cambiando un po' la fiducia, la psicologia, il senso del futuro, che è tanto essenziale. Certamente c'è ancora molto da fare. Il ruolo di un'istituzione come la nostra, credo che questi ultimi anni di crisi abbiano dimostrato come sia stato importante anche il ruolo della Cassa e delle altre banche di sviluppo nazionale che ci sono in Europa, e che sono i paesi ovviamente che hanno dovuto maggiormente soffrire di quella che è stata la nostra crisi. E credo che, come è stato fatto in questi anni, certa con efficacia, credo che debba essere un ulteriore elemento di guida, di collaborazione, come è sempre stato fatto anche con la BEI, soprattutto con riferimento al piano Juncker. Su questo punto quindi Cassa ha fatto molto e continuerà a fare, stiamo anche lavorando su un piano su cui stiamo appunto lavorando, per cui ne parleremo più avanti, ma mi faceva piacere sottolineare due elementi che secondo me sono essenziali, perché mischiano i temi di riforma, il tema delle opportunità che noi abbiamo e anche il tema delle regole. Prima è stato parlato di securitization. Con l'attuale sistema regolamentare che è stato imposto alle banche, c'è chiaramente una sorta quasi di contraddizione fra le finalità e poi le possibilità che spesso gli istituti finanziari hanno di finanziare proprio la crescita, in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese. Quindi credo che sia importante, essenziale, far ripartire il mercato delle securitizzazioni, che non è una parolaccia, dipende cosa si mette dentro. Dipende cosa si mette dentro, come dire che le obbligazioni non vanno, ci sono obbligazioni che sono andate bene, come le azioni, come qualunque tipo di cosa nella vita, direi. Ed è essenziale, perché se si riesce a far ripartire questo strumento in Europa, e sappiamo, conoscendo la dipendenza delle aziende italiane dal sistema bancario, quanto sia importante per il nostro paese, noi diamo una grande mano, perché comunque le banche liberano capitale che possono rimettere in funzione nel circolo. Però certamente c'è un tema di regole.
perché le regole oggi, sia in termini di definizione di quella che è lo standard, i criteri per definire una securitizzazione che vada bene, sia semplice e trasparente, sono ancora criteri complessi, ma soprattutto dobbiamo poi permettere che chi vuole investire in questi strumenti possa farlo. E quindi, se mettiamo coefficienti di calibrazione così severi come oggi vale per le banche e per le assicurazioni, certamente non c'è un incentivo a comprarlo. Vi do soltanto un numero molto semplice: a parità di rischio, quindi se uno compra il rischio di qualunque tipo di attività, ma in particolare nel mondo delle medie imprese, con una securitization o in altri strumenti, viene a assorbire 2 o 3 volte il capitale. Quindi c'è certamente un tema di regolamentazione. Un altro capitolo, oltre a questo, volevo toccare il tema delle infrastrutture. L'Europa ha bisogno di infrastrutture. Le infrastrutture sono proprio la spina dorsale, il sistema nervoso di qualunque sistema economico. C'è un enorme mare di liquidità, sia domestico sia internazionale. C'è un enorme interesse per l'Europa e anche per l'Italia, grazie al percorso che è stato fatto e la credibilità che il nostro paese ha. E spesso non ci sono abbastanza infrastrutture da finanziare, ma questo magari è più un tema non finanziario. Però quando si parla a livello invece di finanza, credo si debba fare di nuovo di tutto per passare da un modello che finora è ancora troppo appoggiato sulle banche, quindi da un modello bancario a un modello di mercato, a un modello di investitori, a un investor model. E anche in questo caso bisogna agire di nuovo anche sulle regole, perché credo che ci sia la possibilità di coniugare col tema delle infrastrutture una necessità per l'economia reale, perché infrastruttura uguale lavoro, uguale occupazione, e una di quelle che rappresenta le asset class, quindi una classe di investimento migliore che possa esistere, perché spesso, una volta che è definito il profilo di rischio regolamentare, offre dei ritorni nel complesso abbastanza prevedibili, un profilo di rischio quindi molto interessante per qualunque tipo di investitore. Quindi è essenziale che anche questo capitolo possa andare avanti. In questo senso le collaborazioni che si possono avere nuovamente con istituzioni come la nostra e anche a livello europeo, il piano Juncker, possono veramente giocare un ruolo fondamentale anche nel mondo delle infrastrutture. Io qua mi fermo, ma volevo toccare il tema securitization e il tema anche infrastrutture, perché sono un volano essenziale di competitività del nostro paese. Grazie mille. Allora, Stefano Scarpetta, io porrei sempre il discorso così delle policy, no? Se le policy hanno fatto una differenza, e tra Stati Uniti ed Europa, e poi il discorso sull'occupazione, che è interessante anche quello, perché in Italia la disoccupazione rimane alta, nonostante adesso un inizio di ripresa. Quindi sarebbe interessante capire quanto potrà incidere la ripresa sulla diminuzione dell'occupazione, perché prima di tornare ai livelli, diciamo, di occupazione fisiologica, penso che passerà qualche anno. Benvenuto, buongiorno a tutti, grazie anche dell'invito. Credo che le policy facciano tutta la differenza, se mi permette. Voglio partire da un punto che sottolineava il Ministro, è quello della fiducia come fattore cruciale per uscire da quello che sostanzialmente è un circolo vizioso di bassa crescita, elevata disoccupazione, scarsa domanda interna, che in un contesto in cui la domanda esterna si sta comunque riducendo crea scarse opportunità di investimento privato e che quindi in qualche modo non contribuisce alla crescita. Come sapete, l'OCSE ha pubblicato all'inizio di questa settimana il nostro Interim Global Assessment. Due dati, alcuni dati incoraggianti, perché abbiamo rivisto a rialzo le stime per la crescita per l'Italia, così come per la zona euro. Segni di preoccupazione, perché abbiamo anche ovviamente identificato un significativo rallentamento nella crescita dei paesi emergenti. Ma ci sono due cose che emergono da questa analisi che abbiamo fatto all'OCSE che voglio sottolineare. Uno è che, se prendiamo i nostri modelli di stima, con tutte le difficoltà di fare stime e previsione di crescita, e teniamo conto dei fattori positivi che dovrebbero in qualche modo sostenere la crescita nella zona euro, cioè bassissimi tassi di interesse reali, il deprezzamento dell'euro e sicuramente anche la riduzione del costo del petrolio, tutti questi fattori avrebbero dovuto dare un impulso alla crescita nella zona euro significativamente superiore a quello che abbiamo visto. Sostanzialmente ci manca un punto di PIL rispetto a quello che ci siamo potuti aspettare. E secondo me l'elemento fiducia, e quindi l'effetto che la scarsa fiducia ha sugli investimenti, in questo modo gioca un ruolo fondamentale. Lo ricordava ancora una volta il Ministro, un dato interessante nel confronto
zona euro, Stati Uniti, anche se poi ovviamente esistono delle enormi differenze all'interno della zona euro, è che all'inizio della crisi globale vi è stato un crollo degli investimenti reali in Europa come negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno recuperato, l'Europa no. Cioè quel crollo che vi è stato nel 2008-2009 poi si è rimasti a quel livello più basso. Quindi abbiamo perso un significativo elemento, semplicemente parte dell'investimento. E secondo me, ancora una volta, la fiducia gioca un ruolo fondamentale. Non mi soffermo sulle politiche macroeconomiche, monetarie e fiscale, sicuramente un ruolo fondamentale devono giocare a livello europeo e a livello nazionale le politiche strutturali. Il Ministro le ha ricordate, dalle liberalizzazioni agli sforzi per promuovere ricerca e sviluppo, alla semplificazione, alle riforme del mercato del lavoro. Permettetemi una parola su quest'ultimo punto, lei ricordava che forse nel 2015 l'Europa ha recuperato in termini di PIL la situazione pre-crisi. Quando guardiamo al mercato del lavoro, purtroppo siamo ben lontani da aver recuperato la situazione pre-crisi. A livello OCSE abbiamo ancora 13 milioni di disoccupati in più rispetto a quelli che avevamo nel 2007. Una gran parte di questi 13 milioni sono disoccupati in Europa. Due elementi che secondo me sono molto significativi anche per in qualche modo capire la domanda interna. Sì, la disoccupazione sta diminuendo in molti paesi europei, i segnali anche in Italia sono incoraggianti, gli ultimi dati, ma una parte significativa, il 50% dei disoccupati nella zona euro, sono disoccupati di lungo periodo, cioè sono stati alla ricerca di un posto di lavoro per almeno 12 mesi. Un nuovo indicatore che abbiamo sviluppato all'OCSE, visto la situazione, è i disoccupati di lungo periodo, cioè coloro i quali sono stati alla ricerca di un posto di lavoro per 2 anni o più. In Europa sono 7 milioni. Quindi c'è un problema non soltanto di disoccupazione che diminuisce in maniera molto graduale, anche se ancora una volta i segnali sono incoraggianti, ma c'è un significativo aumento della disoccupazione di lungo periodo. Perché questo è un problema? Perché ovviamente se si sta alla ricerca di un posto di lavoro per un periodo lungo, si perde la capacità, anche la fiducia nell'opportunità di lavoro, si perde capitale umano e quindi si contribuisce a un circolo vizioso che rende l'occupabilità più complessa. Ovviamente legato a questo vi è due altri elementi. Uno è che la disoccupazione si concentra sui giovani, non devo ripeterlo ovviamente in Italia. I dati sono drammatici. Stiamo parlando di un tasso di disoccupazione in Italia che di giovanile è del 40%. Anche in altri paesi ci siamo avvicinati al 50%. E molti di quei giovani, alcuni sono disoccupati, ma ve ne sono altri che non sono neanche alla ricerca di un posto di lavoro. E purtroppo su questo l'Italia ha un primato, perché quell'indicatore si chiama il NEET, cioè coloro i quali non sono occupati ma non sono neanche coinvolti nel processo formativo. L'Italia all'interno della zona euro ha il primato con un tasso molto elevato. Quindi parliamo di una quota intorno al 25% dei giovani tra i 15 e i 29 anni di età che al meglio sono disoccupati, al peggio hanno lasciato il processo formativo e non sono coinvolti, non sono alla ricerca di un posto di lavoro. Il Ministro faceva un'osservazione a mio avviso molto importante. Nell'elenco delle riforme strutturali sono anche le riforme del lavoro. Ora, in teoria, sarebbe meglio fare riforme del lavoro in un periodo di espansione, di crescita economica, perché quelle riforme che incentivano la creazione di posti di lavoro potrebbero generare più occupazione e nel momento in cui queste riforme anche creano regole più chiare sui licenziamenti, i licenziamenti non sarebbero sufficienti a compensare l'aumento di posti di lavoro. Fare riforme strutturali in momenti di crisi economica ovviamente rischia che nel breve periodo ci possano essere addirittura un aumento della disoccupazione. I dati che abbiamo per alcuni paesi che hanno fatto riforme strutturali, riforme del mercato del lavoro, penso alla Spagna per esempio, in realtà ci danno un quadro leggermente diverso. Prendiamo la Spagna, una riforma importante nel 2012, in un periodo di crisi economica, cioè di recessione, quella riforma non ha invertito la tendenza, nel senso che la disoccupazione ha continuato ad aumentare o si è solo stabilizzata, ma ha cambiato la composizione della creazione di posti di lavoro, nel senso che anche in un momento di forte difficoltà economica la Spagna ha cominciato a creare più posti di lavoro a durata indeterminata rispetto ai posti di lavoro a durata determinata. Quando la ripresa economica è partita nel 2014, la Spagna ha visto un tasso di crescita relativamente modesto, 0,7-0,8%, una forte crescita occupazionale, cioè il contenuto in occupazione di quella crescita è stato estremamente elevato e nel 2015, con un tasso di crescita più elevato, l'occupazione è cresciuta molto. Quindi una riforma del lavoro importante, che comunque ha dato maggiori incentivi alla creazione di posti di lavoro stabili, ha avuto un effetto sulla composizione inizialmente e poi nel momento in cui la ripresa economica è partita ha dato più incentivi a creare più posti di lavoro e più posti di lavoro, come dire, stabili, su cui anche gli imprenditori investono di più in termini di formazione. Questi sono dati incoraggianti, è troppo presto per dire l'effetto del Jobs Act in Italia,
però appunto gli ultimi dati che abbiamo sembrano sottolineare non soltanto una ripresa dell'occupazione anche più forte rispetto a quello che ci saremmo potuti aspettare rispetto comunque alla crescita che rimane modesta, ma anche uno shift nella composizione della creazione di posti di lavoro verso posizioni lavorative più stabili. Sono dati incoraggianti, ma un punto fondamentale della riforma in tutti gli ambiti, non soltanto ovviamente in quello del lavoro, è, come direi, un processo anche di educazione sul contenuto della riforma e una messa in opera della riforma stessa. Queste riforme strutturali di cui stiamo parlando hanno bisogno di tempo per poi produrre i loro effetti, hanno bisogno di una continuità, nel senso devono essere poi messe in opera e ci deve essere anche, secondo me, uno sforzo di comunicazione sull'impatto della riforma e non sostanzialmente guardare i dati da un mese all'altro e dire la riforma è fallita perché nel mese X piuttosto che Y la disoccupazione è aumentata o meno. Sono riforme strutturali che devono essere pensate con un impatto di breve, di medio, di lungo periodo e che ovviamente hanno anche tempo, hanno bisogno di tempo per produrre i loro effetti. Alcuni segni che abbiamo sulle riforme del lavoro, che sono riforme importanti, penso alla Spagna, penso al Portogallo, penso all'Italia e penso ad altri paesi europei, secondo me hanno messo le basi per una ripresa economica, uno degli elementi della ripresa economica che forse potrebbe essere più forte ma anche più ricca in termini di contenuti occupazionali. E abbiamo assolutamente bisogno di questa ripresa dell'occupazione per poter invertire quel circolo vizioso e farlo diventare un circolo virtuoso che riparta dalla fiducia, riparta dagli investimenti, ma riparta anche dal consumo. Grazie. Grazie. Adesso vorrei affrontare, sempre in questa chiave di How to Restart Growth in Europe, un altro dei temi importanti e fondamentali, diciamo, della struttura strutturale dell'Europa e degli Stati Uniti. Noi siamo un continente risparmiatore. I risparmi sono molto più alti degli investimenti, oppure, detto in un altro modo, la parte corrente della bilancia dei pagamenti in Europa quest'anno avrà un surplus di circa 300 miliardi, di cui gran parte la Germania, ma una parte anche l'Italia, che ha ormai un attivo nella parte corrente della bilancia dei pagamenti notevole di 45 miliardi. Questo crea uno squilibrio a livello mondiale, perché abbiamo la Cina che ha naturalmente anche la Cina un grande surplus nella bilancia dei pagamenti e gli Stati Uniti che sono gli unici che assorbono, che hanno un deficit di 400 miliardi, avranno un deficit all'incirca nella bilancia dei pagamenti nella parte corrente di 400 miliardi, quindi sono grandi importatori. Ecco, questi squilibri che sono pur sempre squilibri, quindi anche per quanto riguarda le macroeconomic imbalances in Europa, in teoria non c'è soltanto il deficit del settore pubblico, ma c'è anche un eccesso di esportazione, se come lo vogliamo chiamare, cioè un eccesso economie basate fortemente sull'esportazione e non sulla domanda interna. Ecco, questo tema, che però qui magari mi sarebbe piaciuto sentire anche il Ministro se volesse intervenire su questo, ma non c'è bisogno di aprire un dibattito e non possiamo continuare, non possiamo essere tutti esportatori, qualcuno dovrà importare naturalmente, quindi c'è bisogno di un riequilibrio. Questa è una domanda che pongo, poi non so se il Ministro vuole aggiungere qualcosa su questo. No, allora chiedo ai relatori, su questo tema, no? È un tema importante, credo, perché anche noi, se guardiamo l'Italia non da un punto di vista della crescita, ma dal riequilibrio della bilancia dei pagamenti, lì abbiamo fatto dei progressi, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi in questo momento l'Italia risparmia molto di più degli investimenti. Se in chiave keynesiana questo viene visto in un certo modo, negli anni 30 Keynes avrebbe detto così si va verso la stagnazione, perché i risparmi troppo alti, gli investimenti bassi. Ecco, su questo mi pregherei di fare un breve commento un po'. Se parliamo di esportazione e di situazioni, credo che sia difficile oggi parlare di Europa, perché uno degli effetti della crisi è quello di averci consegnato un'Europa molto più eterogenea rispetto al passato. C'è nella Costituzione europea, nel Trattato di Roma, un concetto che io trovo anche moralmente molto bello. Si parla di sviluppo armonioso dell'economia europea, cioè l'idea di crescere tutti quanti insieme.
Ed è per questo, peraltro, che sono state create istituzioni come la Banca Europea per gli Investimenti, che poi che cosa cerca di fare? Cerca di integrare le economie europee e di portarle tutto quanto allo stesso livello. Ma è evidente che questi indicatori di convergenza, che fino alla crisi diciamo stavano andando nella giusta direzione, quindi a portare un'Europa più omogenea, dopo la crisi hanno fortemente ampliato le differenze che ci sono tra le varie economie europee. E peraltro, se facciamo appunto riferimento al ruolo delle esportazioni, è chiaro che i paesi che sono stati, a livello macro, i paesi che sono stati meno colpiti dalla crisi erano quelli che avevano una minore dipendenza, diciamo, dai consumi privati domestici, e quindi avevano una maggiore esposizione, un'industria fortemente esposta all'export. Peraltro, se scendiamo di un livello, lo stesso è avvenuto a livello di imprese. Se le vede, le imprese che sono riuscite ad ottenere ancora credito durante le crisi erano quelle che potevano presentarsi ad una banca, ad un intermediario finanziario, con un portafoglio ordini o un portafoglio clienti non puramente domestico. Quindi le imprese che hanno sofferto di più sono quelle che avevano un'esposizione puramente locale. Ed è quindi chiaro che per rilanciare l'economia la componente della domanda interna diventa fondamentale, perché così si può dare sollievo a quelle imprese che sono la maggioranza, che hanno un'esposizione puramente domestica e non internazionale. Se espandiamo il discorso al tema dei risparmi e degli investimenti, ma è chiaro che siamo in una situazione, per le ragioni che venivano prima evidenziate da Fabio, da lei, che in una situazione di grandi opportunità, ma ancora una volta secondo me ci sono elementi minimi, diciamo piccoli, che servono per ricreare la fiducia e per poter convogliare questa enorme massa di risparmio verso gli investimenti produttivi. Ripeto ancora una volta, oggi quando un investitore istituzionale deve confrontare le sue scelte di investimento, beh, in Italia abbiamo delle cose da fare, peraltro molte le stiamo facendo, per riportarci ad un livello di attrattività pari, se non superiore, a quello di altri partner. Bisogna, continuo a dirlo, creare climi di situazioni di certezza, di costi, di tempi di realizzazione delle opere. E poi c'è, diciamo, questa è una tematica generale, se uno lo sposta poi su un'analisi nazionale, in Italia abbiamo una tematica importante, che è un discorso di capacità di programmazione degli investimenti, di programmazione, di definizione delle strategie settoriali, di prioritizzazione, di strutturazione, di implementazione degli investimenti. Molto spesso mancano proprio un piano logistico nazionale ben fatto. La tematica del sud dell'Italia, queste possono tradursi in grandi opportunità. Il sud è un ambiente vivo, ma qual è la strategia? Quali sono gli investimenti prioritari che bisogna farne? Ecco, tutto questo quadro, definire chiaramente le strategie, definire una roadmap di investimenti, è un'opportunità che peraltro, ripeto, viene data e viene stimolata dal piano Juncker, ma che è una condizione necessaria se poi vogliamo attirare e convogliare questa massa di risparmio verso gli investimenti produttivi. Quindi, ancora una volta, bisogna aggiustare questi meccanismi, dare chiarezza a quelle che sono le strategie, fare delle riforme che incentivino e che rendano meno rischioso realizzare degli investimenti, per fare in modo che i risparmi vadano con maggiore serenità verso gli investimenti. E poi c'è un'altra tematica, ci sono nuovi strumenti su cui forse una politica più proattiva potrebbe essere utile. Penso per esempio al fatto che in Italia fondi pensioni e grandi assicurazioni investono poco in strumenti che sono determinanti per sostenere l'innovazione, quali fondi di venture capital. Abbiamo un'industria che è fortemente sottosviluppata in Italia, eppure il venture capital produce innovazione, produce i campioni industriali del domani. E allora perché non trovare delle misure che incentivino, che spingano in misura proattiva i fondi pensioni, le società di assicurazione a
ad allocare un po' più di risorse verso questi fondi. Peraltro la misura, la dimensione media di un fondo di venture capital in Italia e in Europa è sui 50-80 milioni di euro, non parliamo di grandi cifre, quindi perché non favorire queste misure? Quindi, ripeto, aspetti macro, ma poi andiamo a vedere nel dettaglio, perché veramente con piccole cose si potrebbero, con piccole misure si potrebbero produrre grandi cambiamenti che vanno nella direzione che lei indicava di ribilanciare risparmi ed opportunità di investimenti. Prima di passare la parola a Fabio Gaglia, che questa una politica che di crescita basata sulle esportazioni potrebbe risentire eventualmente di una crisi cinese. Aggiungo solo questo, perché è chiaro che la prima cosa che i cinesi potrebbero cominciare a rallentare nelle loro importazioni sono le macchinari utensili, le auto, che sono, come dire, in gran parte provenienti dall'Europa. Ecco, su questo, sul tema generale, anche su questo, se c'è questo pericolo. Non ce l'ho, grazie. Ma allora, innanzitutto, credo sia stato detto da tutti, in primis in apertura proprio il primo o secondo punto del Ministro, manca la domanda, per cui credo che sia evidente che questa debba ritornare. Però innanzitutto dico viva l'export. No, meno male che abbiamo avuto l'export, perché se no non so dove saremmo oggi. Quindi non era riferito a lei. No, nessuno critica l'export. Meno male che abbiamo avuto delle imprese con il nostro tessuto produttivo che è fatto di tante piccole e medie imprese rispetto ai nostri principali partner europei e internazionali, che hanno invece dei grandi colossi. E sono andati con una serie di spread, non mi riferisco solo alla differenza del costo del denaro, ma a tante altre differenziali che poi alla fine rendono il paese, purtroppo in questi ultimi decenni, è andato in coda le classifiche di competitività del paese. E credo che quindi, per dire, deve ripartire la domanda interna, ci vogliono riforme e tutto, credo che, e aggiungerei così per dare una lettura un po' diversa, bisogna stimolare nuovamente la voglia di intraprendere, di prendere rischio, di assunzione di rischio da parte dei nostri imprenditori. Questo non è soltanto un tema italiano, certamente lo è. È molto sentito in Francia, lo è meno sentito magari in altri paesi, tutto, ma c'è bisogno di far riscoprire la voglia di intraprendere. Occorrono una serie di evidenze di cambiamento, perché poi alla fine le riforme di cui si parla sempre sono poi quei 4, 5, 6 capitoli che sono quelli, del lavoro si è già parlato. E mi ha fatto molto piacere sentire il richiamo all'esempio spagnolo, un esempio spagnolo che ha dimostrato come un paese che è meraviglioso, che però certamente non è punto di forza del nostro, arrivando da una crisi molto difficile, è riuscito a ripartire. Io avevo dei miei vecchi clienti nel mio vecchio mestiere che in questi ultimi 18 mesi o hanno aperto o stavano aprendo investimenti produttivi in Spagna, aziende tedesche, aziende francesi importanti, che anziché investire in Francia andavano in Spagna, perché comunque ci sono infrastrutture, c'è un mercato del lavoro che ha dato grande flessibilità, l'entrata e l'uscita, decentralizzazione dei contratti e ovviamente anche, per contrastare questa crisi, dei costi molto più attraenti rispetto altrove. Per cui poi alla fine, questi sono investimenti industriali, questo è molto importante. Gli investimenti di portafoglio vanno e vengono con la decisione di un gestore, di un fund manager. Gli investimenti industriali, una volta che vengono fatti, restano sicuramente un buon periodo, perché per loro natura sono più di lungo periodo. Quindi intraprendere vuol dire lavoro, vuol dire certamente il tema della burocrazia, tema su cui ovviamente anche il governo è impegnato ed è comunque un tema particolarmente sentito, il tema della giustizia civile. E il tema evidentemente fiscale, perché quando andiamo a vedere tutti i rischi che uno deve prendere, poi quello che deve pagare, certamente c'è un'equazione che deve tornare a livello di paese, ma la voglia di intraprendere passa per 4-5 dei soliti capitoli. Tema dell'export, credo sia, forse collegandomi a quello che mi chiedeva, oggi il mondo è cambiato, perché se una volta i nostri imprenditori partivano e più o meno avevano i loro mercati di sbocco naturali in Europa, oggi devono andare a cercare mercati di sbocco molto più lontano. C'è una crescita che è fatta di miglia di percorrenza molto più ampia rispetto a prima, differenze culturali, differenze amministrative, differenze di linguaggio, di contratti, completamente diverso. È difficile per le aziende che sono troppo piccole poter affrontare seriamente, in maniera strutturata, il mondo dell'esportazione.
è difficile bilanciare i rischi, perché quando l'azienda può diversificare i rischi evita di concentrarsi troppo su un singolo mercato. Facciamo esempi concreti: il Brasile, quante aziende sono andate in Brasile, quelle che si sono trovate poi ad avere una diversificazione dei mercati di sbocco, se il Brasile soffre molto più del previsto, possono compensare altrove, se uno ha messo tutti gli investimenti lì oggi soffre. Quindi il tema dimensionale è essenziale, perché è cambiata la geografia della crescita. E quindi credo che una delle riflessioni che debbano fare anche i nostri imprenditori è quella di affrontare questo nuovo mondo che si è venuto a creare in questi ultimi anni, con tutte le varie sfide che ci sono di crescita, anche di cambiamenti tecnologici che richiedono importanti investimenti, anche innovazioni per settori tradizionali. Quando parlo di innovazioni, in questo caso mi riferisco non solo al mondo tecnologico, ma a quello che avviene nelle fabbriche, nei processi produttivi, come cambia le catene di valore a livello globale, in cui è importante che noi riusciamo anche a catturare. Molte imprese italiane lo stanno facendo, però certamente c'è questo tema. E quindi le riflessioni che devono fare anche gli imprenditori, così devono, è giusto chiedere le riforme, è anche importante fare qualche riflessione in tal senso, dove c'è bisogno che il tema dimensionale sia affrontato in maniera diversa, il tema del capitale sia affrontato in maniera diversa. Oggi, tra l'altro, laddove vi è la possibilità, con i tassi a zero, è una cosa più interessante, se un'azienda che va bene, ricapitalizzarla, perché il vantaggio competitivo, se ci sono spazi di crescita, il vantaggio competitivo oggi è straordinariamente positivo. Affrontare il tema delle successioni familiari, il tema del management, il tema là dove serve del mercato del capitale. E quindi da questo punto di vista credo che questa sia una riflessione che i nostri imprenditori hanno cominciato a fare ormai già da tempo. Qualcuno è stato chiaramente un precursore in anni lontani, però vedo che c'è un sentimento, che c'è un fermento che non registravo anche solo 5-6 anni fa in altri tempi. Certamente la nostra istituzione può far molto, perché noi abbiamo, non tutti lo sanno, però siamo uno dei principali operatori, se non il primo, sicuramente uno dei primi tre nel mondo del venture capital. Noi lo facciamo con lo strumento del fondo dei fondi, ma abbiamo impegnato fino a 100 milioni nel venture capital, e sapete come l'Italia sia la penultima nelle graduatorie internazionali per investimenti nel mondo del venture capital. Capitale anche per sviluppo ed espansione delle aziende, fino a strumenti per aziende più ampie. Abbiamo anche un fondo di fondi, investiamo in un fondo di fondi per il mercato dei mini bond, come era stato richiamato prima, per cui sicuramente può dare un ruolo, così come lo sta facendo nel mondo dell'export. Il mondo dell'export è tanto importante. Noi abbiamo oggi sostanzialmente tre componenti del nostro gruppo che operano nel mondo nel settore di accompagnare i nostri imprenditori all'estero. Certamente dobbiamo lavorare per dare un unico campanello a cui suonare, un unico indirizzo, e per facilitare anche un po' la presa di conoscenza, l'informazione e l'education su quello che si può avere, soprattutto anche nel segmento delle medie imprese, delle piccole medie, quello che si può avere, cosa può fare il sistema per il mondo dell'export. Cina, sicuramente sono paesi che soffrono più dell'Italia e dell'Europa. Tutti i grandi paesi che hanno in questi anni basato la loro crescita sul boom delle materie prime sono quelle che oggi soffrono di più. Ne ho già citato uno prima, ma ve ne sono anche altri. Certamente in Europa c'è qualche paese che aveva investito così bene nei decenni passati per creare una base in Cina, che probabilmente potrà rallentare un po' di più rispetto ad altri. Noi abbiamo una base di esportazione tale per cui la Cina è sì importante, ma meno ad esempio rispetto alla Germania. Ci sono altre parti del mondo, in particolare gli Stati Uniti, di cui si stanno nuovamente concentrando gli investimenti, lo vediamo ormai da qualche anno, i grandi investimenti industriali, ho iniziato proprio partendo prima negli Stati Uniti, è qualche anno che si stanno reindirizzando, così come anche investimenti industriali di aziende americane, famoso reshoring, anche aiutate da alcune politiche governative, che stanno di nuovo portando investimenti produttivi lì dentro. Quindi il tema della Cina è complesso, possiamo anche parlare poi di quelle che sono le implicazioni di questa forse primavera febbre di crescita, quello che è successo sul mercato dei capitali, come sappiamo, leggiamo tutti quello che sta succedendo, per capire quello che sarà portato. Io credo che in lungo termine la Cina sia un mercato comunque straordinario. Gli Stati Uniti oggi credo che abbiano la possibilità per compensare, ma certamente poi bisogna andare, e quindi se un'azienda grande è un po' più facilitata ad aprire investimenti e diversificare. Noi dobbiamo aiutare ovviamente anche le piccole e medie imprese, quindi un po' queste due o tre considerazioni che ho fatto si legano anche per affrontare questo tema a cui lei ha fatto riferimento. Ecco, su questo tema dell'intraprendenza dell'imprenditoria italiana
in cui io credo tantissimo, vorrei portare una testimonianza che forse pochi conoscono, che riguarda l'editoria. Allora, c'è un mio collega romano, siamo più o meno medi indipendenti editori, che ha aperto una filiale in America e una in Inghilterra, e fa una certa impressione vedere nella classifica dei best seller dei best seller del New York Times che ci sono due libri di questo medio editore romano della stessa dimensione della Fazi, che è riuscito a portare un'autrice italiana, la Elena Ferrante, che non è che ha venduto i diritti, ha aperto una filiale. Io adesso invidio Ferri, perché dico che visione, no? Avrei dovuto averla io questa visione qualche anno fa, questo non mi era neanche passato per la testa, che si potesse fare esportare anche libri all'estero. Però, per dire, l'intraprendenza italiana della piccola e media imprenditoria, di cui facciamo parte, fa parte anche l'editoria, sta attraversando un momento particolarmente creativo. Era una cosa a cui nessuno aveva mai pensato e che andrebbe anche incoraggiata dalle autorità pubbliche, se si ritiene veramente che la cultura italiana sia un elemento importante e che valga la pena anche di essere esportato. Scusate la parentesi, mi sono fatto un po' un'autocitazione. D'altra parte vi avevo portato un libro regalato di Robert Reich, che è un grande economista americano, insegna a Berkeley. Questo libro non è ancora uscito in America. Essendo amico di Reich, gli avevo chiesto se potevo pubblicarlo io per primo, poi per motivi vari non è venuto. Comunque, che dopo aver parlato tanto dell'America e degli Stati Uniti, dell'economia, Reich dall'interno si pone alcuni problemi che riguardano l'economia americana. Non è soltanto un economista Reich, è stato ministro del lavoro nell'amministrazione Clinton, molto amico di Hillary Clinton, con cui ha studiato, e che fa delle strane proposte. Propone ad esempio un reddito minimo di cittadinanza per tutti i cittadini americani che raggiungono i 18 anni. Non avevo mai visto una proposta del genere da parte di un economista dell'establishment. Quindi faccio questa parentesi perché mi sembra che l'intervento fosse incentrato sull'intraprendenza, e bisognerebbe pensare all'intraprendenza in maniera un po' più anche allargata anche ad altri settori, e poi torniamo alla Cina, alle macchine utensili. Se posso solo una battuta sull'esempio del suo settore, che ovviamente in particolare in Italia ha sofferto degli elementi ciclici domestici, ma ci sono dei cambiamenti strutturali, il mondo del digitale sta cambiando tutto, ma pensiamo al mondo dei taxi, quello che è avvenuto con un ragazzo di 30 anni che sta rivoluzionando il mondo del trasporto urbano. Poi in Francia abbiamo avuto BlaBlaCar. Pensiamo al mondo degli alberghi, Airbnb sta ponendo tutta una serie anche di tematiche, anche fiscali, anche di impatto poi sul mercato immobiliare, e quindi queste discontinuità, no? Quindi si lega molto anche tutto quello che è stato detto finora con questo tipo di discontinuità, e quindi è anche al modo di intraprendere. E noi abbiamo una vitalità, una caratura proprio dei nostri imprenditori che è straordinaria, e certamente un po' di queste riflessioni che abbiamo fatto possono in qualche modo incitare, e non hanno mai perso l'ottimismo e la fiducia, ma certamente abbiamo bisogno in questo momento di tutti quanti aiutarli per cogliere queste opportunità, gestendo queste discontinuità strutturali che avremo per i prossimi 50 anni, perché questa rivoluzione digitale è comparabile per portata a quella che è stata la macchina a vapore o la prima informatica di 50 anni fa. Ma credo che sulla intraprendenza della imprenditoria italiana ci siano pochi dubbi. Quello che ci siamo detti oggi, e che sicuramente discutiamo da molto tempo, è come rendere questa capacità poi una realtà, e come soprattutto far crescere alcune delle piccole e medie imprese che potenzialmente hanno delle potenzialità di espansione, ma che molto spesso poi rimangono piccole. Voglio tornare sul punto che lei ci faceva prima, sul fatto di questa crescita economica tirata dalle esportazioni. Da quello che ci siamo detti non è sorprendente, visto la situazione della domanda interna. Citavo prima la situazione sul mercato del lavoro, sulla disoccupazione. Un altro dato importante, secondo me, che caratterizza un po' la situazione in Italia e in altri paesi, è l'andamento dei salari reali. Ancora una volta, rispetto a quello che ci saremmo potuti aspettare guardando a crisi precedenti, in realtà in molti paesi europei, soprattutto del sud dell'Europa, vi è stata una forte moderazione salariale. Non bisogna andare in Grecia, ma anche se guardiamo in Spagna o anche in Italia, i salari reali sono diminuiti in termini reali,
in maniera significativa, allora, molto di più di quanto non ci saremmo aspettati guardando l'andamento dei salari e occupazione nelle crisi precedenti. Cioè, vi è stato un aggiustamento sia in termini di riduzione della forza lavoro, sia in termini di riduzione delle ore lavorate, ma anche in termini di riduzione dei salari. Qual è stato l'impatto di questo sulla competitività? Se prendiamo un indicatore che si usa generalmente, che è il costo unitario del lavoro, cioè quanto costa unità di lavoro per unità di prodotto, quello che abbiamo visto, lo sapete bene, se guardiamo i dati dalla fine anni 90 in poi, molti paesi europei, tra cui l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, l'Italia, hanno perso rispetto alla Germania notevolmente. Questo non perché i salari reali in questi paesi fossero aumentati significativamente nel periodo precedente alla crisi, ma perché l'andamento della produttività è stato estremamente basso. Quindi a modesti aumenti salariali, termini reali, si è accompagnato una scarsissima dinamica della produttività. E quindi abbiamo perso competitività. Questa forte moderazione salariale che abbiamo visto in molti paesi europei, soprattutto del sud dell'Europa, ha permesso ad alcuni di essi di guadagnare in termini di competitività, cioè il costo unitario del lavoro si è ridotto ed ha cercato di convergere verso i dati, per esempio, di un paese come la Germania. Questo non è accaduto in Italia, non è accaduto in Francia, ancora una volta non perché soprattutto in Italia ci sia stata una dinamica salariale sostenuta, i salari reali sono diminuiti in maniera modesta, ma sono diminuiti, ma perché la produttività purtroppo ha avuto una dinamica ancora più modesta. E questo ci riporta al punto precedente, che è quello degli investimenti, della ricerca e sviluppo, cioè non soltanto nuovi investimenti per nuova occupazione, ma anche investimenti produttivi, che in qualche modo ci riporta al punto precedente, che è quello delle riforme strutturali. Cioè abbiamo un disperato bisogno di usare quella liquidità di cui si parlava prima e di investirla non soltanto a breve ma a medio e lungo periodo, ma questo deve essere associato a quello sforzo di riforma che permetta anche di rilanciare l'innovazione e l'adozione di tecnologie. Non è soltanto una questione di essere alla frontiera, ma anche di adottare quelle tecnologie che esistono sul mercato ma che richiedono cambiamenti strutturali all'interno dell'impresa. Va bene, allora io vi ringrazio, direi di chiudere qui la tavola rotonda, abbiamo sviscerato bene tutti i temi, grazie a tutti. E alla prossima.